Grazie Presidente, non sono intervenuto prima perché abbiamo cercato di velocizzare il più possibile questo regolamento, l'approvazione di questo regolamento. Voglio ripercorrere velocemente un attimo le tappe che hanno portato all'approvazione di questo. Prima di tutto ringrazio gli uffici che hanno lavorato per arrivare il prima possibile all'approvazione di questo regolamento e quindi anche insomma, in commissione cercando quanto più possibile di fornire documentazione e contributi necessari per garantire a tutte le forze politiche di quest'Aula di votare un regolamento che porta più democrazia all'interno dell'amministrazione capitolina e che può essere una base, visto che si applica soltanto per le consultazioni referendarie del 2018, potrebbe anche diventare la base per il prossimo anche regolamento delle campagne referendarie che potranno tenersi nel futuro di questa città. E come dicevano prima anche i colleghi d'opposizione, che ringrazio, la Commissione fin dal primo momento si è attivata per cercare di dare quei miglioramenti necessari al testo per garantire una maggiore estensione del dibattito, per garantire una maggiore campagna referendaria a tutti i soggetti. Velocemente sono stati appunto introdotte tutta una serie di disposizioni importanti. Per la prima volta sentiamo parlare del libretto informativo, è un istituto esistente in Svizzera, si tratta dell'opportunità, diciamo, per l'amministrazione di compilare una documentazione anche digitale necessaria per garantire ai cittadini tutte le informazioni. È un primo passo, non è ovviamente un passo complessivo e definitivo, ma si stanno cominciando ad introdurre degli strumenti di democrazia diretta e partecipata, ma soprattutto anche democrazia deliberativa nell'ambito della campagna referendaria. C'è stato un emendamento che era stato presentato anche, se non ricordo male, l'avevo visto dall'opposizione, forse sul focus group, anche quello da parte nostra politicamente trova accoglimento nella misura in cui, non in questo regolamento, ma era stato già introdotto all'interno delle linee guida sugli strumenti di partecipazione. Abbiamo ampliato il termine per i cittadini per potersi iscrivere alla campagna e quindi avranno più tempo per poter quindi fare tutte le dovute richieste. Abbiamo dato l'opportunità all'amministrazione appunto di aggiornare tempestivamente l'elenco di tutti i soggetti della campagna elettorale, della campagna referendaria. Sono state appunto introdotte anche delle precisazioni circa l'utilizzo digitale delle note e degli opuscoli e con emendamenti anche condivisi con l'opposizione sono state introdotte altre modalità per garantire una maggiore pubblicazione. È stato introdotto un mandato, diciamo, un indirizzo al direttore generale di fare quindi monitoraggio e attuazione di tutti questi indirizzi per fare in modo che si arrivi tempestivamente l'11 novembre a votare con questo referendum. E si sono anche introdotte una serie di strumenti per garantire che la campagna possa essere limitata appunto in questo senso a un periodo che è quello di 30 giorni, ma con queste misure insomma sono state introdotte anche alcuni dettagli, ad esempio legati all'opportunità di prevedere all'interno, diciamo, della campagna il fatto che possano arrivare anche delle informazioni insomma in formato digitale a tutta la cittadinanza. Il tema ovviamente dei gruppi, che era stato richiamato anche nel parere del segretariato, quindi del fatto che i gruppi dell'Assemblea capitolina possano quindi anche loro essere soggetti della campagna, come era appunto già la proposta originaria. E a questo punto l'ultimo tema, che non è da poco, che riguarda la partecipazione della sindaca alla campagna referendaria. C'era già un emendamento che insomma si era prodotto e si stava producendo in commissione, quindi ci sono stati anche articoli giornali che già attaccavano, chiudo Presidente, e quindi abbiamo escluso da questo punto di vista la sindaca nella valutazione dei soggetti abilitati insomma a partecipare, individuando un soggetto terzo. Era nostro indirizzo fin dal principio, proprio per rispondere a quell'esigenza dei consigli e delle raccomandazioni della Commissione di Venezia. Quindi mi dispiace, devo dire colleghi, che il voto insomma, apprezzando anche il
riconoscimento che il voto dell'opposizione sia quello di astensione, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questa prima delibera, forse dagli anni 90, sugli strumenti e in particolare sulla campagna referendaria. Grazie. Grazie.